Buongiorno, Armand. Solo per curiosità, perché mi hai portato del cibo e una coperta se non intendi parlare con me? Prima ti scusi e poi ti allontani. Un momento mi getti in una grotta e poi mi salvi la vita. Non capisco. Armand, rispondimi. Parla con me o ti darò il tormento e credimi, so essere molto insistente. Ora capisco perché i miei avi si liberavano di voi. Per non darvi modo di parlare. Armand, non hai intenzione di uccidermi, vero? Ma se è così, perché devo restare? Riportami a casa, d'accordo? Non è così semplice. Spiegamelo. Forse riuscirò a capire e allora potremmo escogitare qualcosa insieme. Una volta, molto tempo fa, su quest'isola viveva un bambino. Viveva qui con suo padre, che era un drago. Il bambino adorava suo padre e sognava di diventare come lui. Ma un giorno, il mare restituì un forziere di legno. Dentro c'era qualcosa di insolito. Ancora oggi non ho idea di cosa fosse. Veniva da un altro mondo, sconosciuto, ma al tempo stesso vagamente familiare. E qualcosa mutò in quel bambino. Quando arrivò il momento di diventare un drago, lui non lo desiderava più. Suo padre non disse nulla. Non si diventa draghi contro la propria volontà. Poi un giorno, all'orizzonte comparve una nave, da cui scese un uomo che uccise il padre del bambino. Allora il rancore, la rabbia e la sete di vendetta spinsero il bambino a saltare giù dalla scogliera e divenne un drago. In un attimo tutti i ricordi dei suoi antenati penetrarono nella sua mente. Improvvisamente vedevo tutto ciò che avevano visto gli altri draghi. Sentivo tutto ciò che avevano sentito loro. Per molti secoli i draghi hanno perpetrato i loro sanguinosi rituali. Il sacrificio delle fanciulle era accompagnato da un canto. Ma io ero contrario a tutto questo. Nelle mie continue visioni vedevo centinaia di spose morte come se le avessi uccise io. Il bambino capì che suo padre era un mostro e quella stessa malvagità ora era dentro di lui. E giurai a me stesso che non ci sarebbero più stati draghi, mai più. Volevo tornare ad essere un umano, ma non sapevo come. Tutto ciò che potevo fare era combattere contro il drago. Nei sotterranei c'è un passaggio stretto. Un uomo può entrarvi, ma un drago non può più uscirne. Mi rifugiavo lì ogni volta che avevo bisogno di bloccarlo. Negli anni ero quasi riuscito a controllarlo, ma poi avete intonato quel canto rituale. Quando mi sono ripreso, ho visto una ragazza tra le grinfie del drago. A stento sono riuscito ad allentare la presa su di lei, su di te, gettandoti a terra. In un covo troppo stretto per essere raggiunta dal drago. Quell'antro non era la tua prigione, era ciò che ti proteggeva, da me. Il drago percepisce la tua presenza, Mira. Me ne sono accorto quando eravamo laggiù. Si risveglia nel momento in cui ti tocco.
È per questo che io non posso riportarti a casa. Non posso controllare il drago. Devi attendere colui che saprà cacciarlo. Se verrà qui per salvarti, io non proverò a fermarlo, ma la tua gente non dovrà mai più intonare quel canto. Perché hai detto se verrà? Non credi che ci possa riuscire? Questo dipende soltanto da te. In che senso dipende da me? Vieni. In che modo potrei aiutarlo a farlo giungere sin qui? Guardati intorno. Vedi? L'intera isola è un drago. Il mio antenato. Le scogliere, le rocce che affiorano, sono le sue ossa. È il guardiano di questo luogo. Da qui tu vedi solo il cielo terso, mentre da quelle barche non vedono nient'altro che nebbia. E sono condannati a vagare qui intorno, fino alla morte. A volte i relitti di quelle navi vengono trascinati fino alla costa. Ma un viaggiatore può raggiungere l'isola solo se qui ad attenderlo c'è una ragazza con il cuore pieno d'amore. Deve amarlo. Sì. Gli mostrerà la strada come fosse un faro. Quindi colui che uccise il drago raggiunse l'isola solo perché la ragazza lo amava, giusto? Come ti ho detto, dipende esclusivamente da te. Se tu lo ami, lui arriverà.